Ciao a tutti amici italiani, sono italiana anche io finalmente, sto bene, sono arrivata lunedì sera, ieri ho preso un po' un giorno per riprendermi e niente, sono contenta di essere qua. Vi chiedo scusa se non ho pubblicato video sull'allenamento mentale, non sono stata costante, ma gli ultimi giorni sono stati un po' di delirio per cercare di capire che cosa fare, come muoversi. Ho dovuto prendere un po' un aereo al volo. Comunque niente, sono di nuovo qua e voglio continuare i video che avevo iniziato di allenamento mentale. La settimana scorsa abbiamo parlato di visualizzazione, abbiamo parlato del punto numero 1 e il punto numero 2 che trovate in fondo al libro, come il leone e la farfalla. E nel punto numero 1 abbiamo visto l'importanza di mettere amore, di mettere passione, emozione in ciò che si fa e anche nella visualizzazione. Invece nel punto numero 2 abbiamo visto l'importanza di controllare i propri pensieri, perché i pensieri controllano, sono ciò che si manifesta poi nella realtà. Quindi abbiamo lavorato sul sistema di credenze e eventualmente capire come trasformare una credenza depotenziante in una credenza potenziante, affinché non si continui a manifestare la credenza depotenziante. Oggi volevo parlare del punto numero 3, che mi sembra che calzi proprio il pennello, adesso ve lo leggo. E dice: prendi il tempo per stare con te stesso in solitudine. In questi momenti il guerriero che è in te ha bisogno di recuperare le forze per la prova successiva. Stai nel presente, osserva quello che provi e ciò che accade intorno a te. Diventare consapevole ripulisce la mente, ricaricati respirando energia e lascia andare tutte le tensioni accumulate. Vi risuona, amica? Stare in solitudine e riposare. No, è questo, no? È molto, molto chiaro in questo momento. In questo momento in cui siamo costretti a essere soli, a casa, non avere contatti esterni, questo ci riporta in contatto in realtà invece con noi stessi, ed è una cosa molto preziosa. Cerchiamo di vedere la positività, l'opportunità di questo momento. È una cosa che non possiamo mai fare, mai, perché siamo sempre super busy. Invece in questo momento siamo costretti a rallentare, siamo costretti a fermarci, siamo costretti a essere più in contatto con noi stessi, anche con le nostre paure, con le nostre emozioni, con i nostri bisogni. E questo è in realtà un qualcosa di nuovo, ma se visto nella maniera corretta può essere anche di qualcosa di assolutamente positivo. In questo momento il guerriero si riposa per prendere le forze per quello che verrà successivamente. E questo tema anche di questo problema che abbiamo proprio a livello globale ci riporta anche sul tema del stare nel presente. Stare nel presente è una roba difficilissima. Siamo sempre catapultati sul futuro o sul passato, ma in realtà l'unico tempo in cui vivere è il presente. So che sembra banale, ma non lo è affatto, perché è veramente difficile trovare il momento presente nella nostra quotidianità. Lo troviamo molto spesso proprio facendo sport, facendo arte, giocando. In quel momento lì siamo nel momento presente. E quel momento lì ritorniamo bambini, perché se ci fate caso i bambini stanno sempre nel presente, non si preoccupano del futuro, del passato. Ecco, come vivono i bambini sarebbe il top. Poi crescendo non siamo più preoccupati, abbiamo 200 ansie. Quindi
ritornare bambini, ritornare a vivere nel presente. E questa cosa qua, di questo virus, ce lo insegna, perché in realtà ci insegna che non possiamo fare programmi a lungo termine, ci insegna che non possiamo controllare più di tanto. Quindi quello che possiamo, l'unica cosa che possiamo fare in realtà è vivere adesso. E la parola presente significa proprio dono, dono. E il dono di questo momento, di assaporare questo momento. Tutto questo mi direte, che cosa c'entra con lo sport? C'entra e come? Perché lo sport, come vi ho già detto, tendenzialmente ci porta a stare nel momento presente, perché dobbiamo essere concentrati in quello che stiamo facendo. E in modo particolare dobbiamo essere concentrati nel momento in cui magari si fa una partita, si fa una gara, si fa una competizione di qualsiasi tipo, in cui può succedere che si faccia un errore. Questo errore ci può portare a stare ancorati nel passato e a non essere in grado di voltare pagina e guardare nel futuro. E può giocare un ruolo veramente difficile, nel senso che se sbagliamo e stiamo con la nostra mente sull'errore, non siamo lucidi per prendere delle decisioni che saranno importanti per il nostro futuro. Quindi, quando gareggiamo, quando ci alleniamo, stiamo nel presente. È importantissimo stare focalizzate su quello che sta succedendo adesso, perché non c'è altro tempo da vivere. In questa maniera riusciamo a essere consapevoli e a essere lucidi mentalmente per affrontare quello che viene dopo. Questo è un punto importantissimo. Come fare nella quotidianità e nello sport a ritornare nel momento presente nel caso in cui ci stiamo perdendo. La risposta è la respirazione. La respirazione è l'unica co cosa che in realtà possiamo veramente controllare e ci permette di entrare in contatto con noi stessi in questo momento. Se non state facendo sport, vi consiglio di trovare 10 respiri al giorno in cui vi fermate e inspirate energia positiva. Potete immaginare di ispirare questa energia dalle stelle, dalla galassia. Potete immaginare di ispirare energia colorata, energia positiva, e di espirare invece tutto ciò che non serve, tutto ciò che è pesante, le vostre ansie, i vostri timori. In questo modo vi ricaricate, in questo modo riposate il guerriero e vi ricaricate di energia positiva. Nel momento in cui invece sto facendo sport, posso ritornare, ovviamente non penserò alle stelle, all'energia, eccetera, eccetera, ma un bel respiro ci porta adesso, in questo momento, un respiro consapevole ci porta a ripulire la mente e ad essere lucidi. Quindi, spero che sia stato chiaro questo discorso, è in realtà davvero importante e oggi che siete a casa trovatevi veramente 3 minuti per farvi una decina di respiri e ritornare a assaporare questo momento, questo presente. Se avete delle domande, sono qui. Potete scrivermi privatamente o nei commenti. Se volete leggere il libro, eccolo qua. Lo trovate su Amazon. E se avete letto il libro e vi è piaciuto, vi chiedo di farmi una recensione su Amazon che può essere utile per altri lettori. Io vi abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao!